E wattai a tutti ciurma e benvenuti da Gigherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, siccome sapete bene che quando è possibile il mio canale cerca di trattare anche di cinema, ieri è stato pubblicato, ragazzi, il teaser trailer al nuovo film live action che sarà dedicato ad Aladdin, un classico della Disney che penso che la maggior parte di noi conosca. Che dire, hype, non hype? Ovviamente per quanto riguarda le cose che fa la Disney, io provo sempre un certo interesse e un certo hype, a maggior ragione se si tratta dei live action che riguardano i cartoni animati che adoro da sempre. È naturale che ci sono cartoni che preferisco rispetto ad altri, anche se generalmente diciamo che li ho tutti un pochettino nel cuore. Aladdin è fra i miei cartoni preferiti? Mi piace moltissimo. Non penso che sia in assoluto fra i cartoni che più preferisco della Disney, però sicuramente ha un piccolo posticino nel mio cuore, specialmente per quanto riguarda, ragazzi, il personaggio del genio, che è uno dei miei personaggi preferiti della Disney in generale, quindi lo trovo veramente molto molto figo. E quindi sì, un pochettino di aspettative le ho. Io ringrazio Dave e Naui che mi hanno ovviamente segnalato questo trailer e quindi andiamo a guardarlo. Solo un uomo può entrare qui. Colui che cela in sé il proprio valore. Un diamante allo stato grezzo. Ok, ovviamente essendo semplicemente un teaser trailer non è che potessero far vedere più di tanto, effettivamente non ci hanno fatto vedere una mazza, ragazzi. Però una cosa, ragazzi, che io mi aspetto da questi live action, adesso dico questi perché per esempio sappiamo che dovrà uscire anche Dumbo, eccetera, eccetera, e che comunque stanno programmando di farne anche degli altri, per esempio tipo Mulan, ragazzi. Una cosa che mi aspetto da questi live action è che siano estremamente simili ai cartoni animati. Ovviamente non mi aspetto che siano uguali al 100%, però per esempio una cosa che mi è piaciuta molto del live action della Bella e la Bestia, ragazzi, che tra l'altro è forse, non dico il mio preferito, ma è fra i miei 5 film cartoni Disney preferiti, una cosa che mi è piaciuta molto di quel live action è che per esempio le canzoni che erano presenti, quindi perché a mio avviso, ragazzi, le canzoni ci devono stare, erano molto simili, sia nella melodia sia nei testi più o meno. Anche se ovviamente hanno dovuto fare dei cambiamenti e non capisco sinceramente il perché, visto che comunque le canzoni, cioè, avrebbero potuto farle praticamente uguali. Però vi ripeto, naturalmente non mi aspetto che siano uguali al 100%, però una cosa che mi aspetto da questi live action è che siano estremamente simili ai cartoni, perché i cartoni sono meravigliosi e belli così come sono. Quindi una grossa fetta di persone adora quei cartoni perché sono fatti in quel modo. Non so se riuscite a seguire il mio ragionamento. Quindi penso che quella grossa fetta di persone si aspetti che questi live action siano come sono i cartoni che adorano. Per cui già una melodia che ho ascoltato in questo teaser trailer
mi ricordava moltissimo ovviamente delle melodie che si ascoltano nel cartone. Quindi per esempio la caverna delle meraviglie, che tutti ben conosciamo, non era identica a quella del cartone, ma era molto simile, tra l'altro vabbè, fatta fighissima, ma questo ovviamente non è che penso che vedrò delle cose brutte all'interno di questo film. E quindi per esempio la battuta, sapete, la definizione, un diamante allo stato grezzo, che c'è all'interno del cartone. Non posso esprimere tanti altri pareri, ragazzi, perché appunto non abbiamo visto praticamente niente. Che dire, uscirà a maggio, penso che andrò a vederlo al cinema. Niente, non si è visto niente, ragazzi, del genio, non si è vista Jasmine, non si è visto niente, quindi non posso dire nient'altro se non che spero che i presupposti siano buoni, perché così alla proprio in maniera generale sembrerebbero esserci, sembrerebbero, perché non abbiamo visto niente. Per cui questa reaction termina qui. Ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questo teaser trailer qua sotto nei commenti. Grazie a tutti, un bacione. Dosh a tutti ragazzi. Ciao!